Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben trovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di integrazione, parliamo di integratori migliori da utilizzare. Cosa importante? Io nel titolo ho messo 2022, ma vanno bene sia, andavano bene nel 21 e andranno bene anche nel 23. Cosa fondamentale però è non, diciamo così, eccedere con integratori che magari possono non servirci e magari trascurare quelli che possono servirci. Uno dice, e allora che devo fare? Come faccio a saperlo? Ecco, semplice. Si va a fare magari una visita, un controllo o comunque nel computo di un'alimentazione programmata e ovviamente ben gestita, sappiamo che ci sono delle vitamine delle quali possiamo essere carenti, piuttosto che, per esempio, non amo mangiare il pesce, parlo per me, non amo mangiare magari il pesce in maniera troppo costante, lo mangio sì, però se posso, magari integro con de degli omega 3 che fanno benissimo sia al cuore che al cervello, ovviamente mantengono bene il nostro organismo. Detto ciò, passiamo subito a vedere l'articolo con tutti i vari prodotti che andremo a scoprire. Prima però fai una cosa facile facile, iscriviti al canale, eccola qua, clicca sulla campanella e lascia un bel pollicione all'insù. Detto questo, io mi faccio piccolo e appunto ti mostro quelli che sono i prodotti messi nella lista della spesa. Eccoci qua. Questo è il blog per chi non lo conoscesse, comunque dell'articolo trovi il link in descrizione. Allora, abbiamo visto come sia molto importante, no? Idratare il nostro corpo. Ecco, fra idratazione e ovviamente un buon mantenimento della nostra pelle, non possiamo far altro che inserire in questa importante classifica vitamina C, collagene, con ovviamente collagene marino, con acido ialuronico e magnesio. Faccio una premessa per quelli un po' più tecnici. Il collagene purtroppo tende a diminuire con gli anni e questa è una cosa che facciamo, che va messa sugli atti. Una cosa ancora più importante è quella che è molto difficile riassorbirlo in modo naturale, ovviamente con integratori. Perciò non pensiate che se ingerite 800 pasticche, riallineate il quantitativo che magari potevate avere, non so, 10 anni fa. Ma è un modo per appunto limitare e frenare il peggioramento, diciamo questa brutta parola, della nostra condizione, perché comunque andiamo a consumarlo e a per l'appunto a terminarlo come riserva. In questo modo cerchiamo un pochino di autoprodurlo in maniera un po' più alta. Ovviamente questo tipo di integratore non è indicato per un ragazzo o una ragazza, perché questi sono integratori che si prendono almeno dai 35 anni in su, sotto i 35 ovviamente non sono neanche considerati. Poi abbiamo visto per l'appunto il collagene, e poi c'è un integratore che va bene a tutti, invece a sportivi, a chi magari ha delle carenze alimentari, che sono le proteine. Io ho inserito una proteina della quale poi ho parlato moltissimo anche nell'articolo sulla Optimum Nutrition e nel video, quindi vattela a vedere. Proteine ad altissima disponibilità biologica, sono delle whey, perciò estratte dal latte, solubilità di valore indiscusso, gusto molto buono e un buonissimo rapporto per quanto riguarda la percentuale di sale e la quantità di proteine. Perciò, come vedi, ha pochissimi zuccheri, bassissimi grassi, abbiamo 1 grammetto di grassi e 2,2 per porzione, che sono 32 grammi, quindi uno scoop, e abbiamo 24 grammi di proteine e 0,5 di sale. Questo è un valore che va sempre letto se si sceglie una proteina. Se è troppo alto, lasciatelo stare, perché altrimenti tende poi, no, a trattenere liquidi in eccesso, e noi invece vogliamo più o meno tenerli bilanciati. Scopri i nostri percorsi di allenamento, perciò se sei una persona atletica o se magari vuoi rimetterti in forma, vai tranquillamente a scoprire quelli che sono intanto i percorsi gratuiti e poi ovviamente potrai scegliere anche fra quelli a pagamento. C'è il Sustain Plus, questo più che altro è valido per chi fa molto sport o per chi magari in estate specialmente tende ad avere stati di spossatezza, perciò magari sei un pochino stanco, un po' stanco, dice, io non so che prende. Ecco, il Sustainium devo dire che funziona bene. Come Sustainium c'è anche il Carnitine Plus, che devo dire è molto buono, però non potevo metterne 800 articoli, ne ho scelto uno, quello che era un po' più sportivo e che mi interessava consigliare. Vedete che poi alla fine ci sono tutte le vitamine interessanti, non soddisfa al 100% il fabbisogno e di conseguenza è utile poi, no? Avere degli altri integratori che ci portino ad un completamento del fabbisogno. E quindi magnesio, questo ovviamente è troppo basso perché parliamo di una bustina, anche 2 bustine sarebbe troppo basso. Per questo poi vedremo l'ultimo integratore. Omega 3, la qualità conta, sì, quindi puntiamo a prodotti IFOS certificati. Perché è così importante l'omega 3? Perché è un antinfiammatorio naturale, perché contrasta tutti
Quei sono tutti quei processi infiammatori che noi purtroppo anche inconsciamente viviamo, che sia lo smog, allenarci è un processo infiammatorio, mangiare cibi non sempre di ottima qualità è un processo infiammatorio, mangiare cibi farinacei, quindi magari anche il mais, uno dice il mais però è un po' più leggero, lo digerisco meglio, ha lo stesso riso, hanno tutti un potere pro-infiammatorio. Questo qua invece è un anti-infiammatorio naturale e davvero sono tantissime le qualità positive. Vi consiglio di prendere un prodotto come questo della Lamed Sport perché ha un rapporto qualità-prezzo invidiabile. È un marchio italiano certificato e quindi perché no? Parliamo di 240 soft gel a 45,80. Ci sono altri marchi che le vendono. Ecco, per esempio, ho visto gli Omega Pro della Yamamoto, stessa identica. Proprio quantità e confezione parliamo di 57 euro. Cerco anche in questo caso qua va benissimo anche l'Omega Pro di Yamamoto, però io ho messo il confronto perché giustamente una persona deve essere guidata dall'acquisto e questo articolo ha proprio lo scopo di fare per l'appunto questo e il video insieme. La ZMA perché è così importante? Zinco, magnesio, vitamina B6. Sono così importanti perché ci migliorano i recuperi. Quindi facciamo sport, andiamo a fare piscine, facciamo palestra, giochiamo a padel. Tutto quello che riguarda attività fisica richiama lo stress, perciò omega 3, perciò integratori che tengano su dal punto di vista energetico e integratori che migliorino il recupero. Perciò vitamina C, magnesio e zinco, ottimo come minerale per migliorare per l'appunto i recuperi. Ragazzi, non potevo metterne 800 di integratori perché magari ne servirebbero anche degli altri. Poi farò altri video e se sei curioso o curioso basta scrivere www.fitnesstv per avere maggiori informazioni e magari scoprire gli altri prodotti che avevo in mente che avrò in mente poi di inserire magari in un prossimo articolo o in un prossimo video. Detto questo, io ti ringrazio per aver visto anche questo video, sia i contenuti che pubblico, che pubblichiamo, perché poi spesso ci sono anche altri colleghi, ti piacciono, iscriviti e lascia un bel mi piace, qua c'è la campanella, cliccaci sopra, almeno non perderai nessun aggiornamento. Cosa importante, per qualsiasi curiosità e se vuoi essere seguito o seguito personalmente, scrivi a www.kpfitness@gmail.com. Detto questo, ti auguro un buon allenamento e mi raccomando, scelte consapevoli. Ciao a tutti e al prossimo video.